Buonasera a tutti. Abbiamo appena approvato il nuovo piano che comprende anche il periodo delle festività natalizie. Continueremo ad applicare il sistema che prevede... regioni colorate. È un sistema che sta funzionando, che si sta rivelando efficace. Vi riassumo le misure. Sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra. I negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. E tu pensi che io ti creda? Dopo quell'ora sarà consentito solo il servizio in camera. Fame, mamma, fame. Attenzione! Occhi aperti, ragazzo, no? Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Ci sono addosso! Questi l'hanno presa sul personale! Ne ho vissute di situazioni del cazzo, ma una schifezza come questa non mi era mai capitata. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Sono sospese le crociere. Sarà garantito il rientro degli studenti. E sai che faremo? Un toga party. Grazie per l'invito. Non ricevere a casa persone non conviventi. Ci può far entrare cortesemente, eh? Charlie! No! Non sappiamo che intenzioni abbia quell'uomo. No? La vigilia di Capodanno non sarà possibile organizzare veglioni e cene. La festa è finita, chiudete le porte. Cosa facciamo? Non lo so. Tu cosa puoi fare? Non sarà possibile pranzare il giorno di Natale. Stronzate. Ma non vogliamo limitare lo shopping. Italiani che andranno all'estero per turismo. Sì, ma quanti siete? Uno. Pizzo è andato succedendo, no? Un fiorino. Al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Ma non c'ha na. Ma chito. Fa. Questa è la via. Dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo. Cominciamo allora. Però i vaccini sono i farmaci più sicuri che abbiamo. Questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri.